Andiamo ad Acciano, nella Valle Subequana, in provincia di L'Aquila, per farvi conoscere la storia di Silvia ed Enrico, due giovanissimi che aprono una fattoria, pur tra mille difficoltà, per pura passione e amore per il territorio. È iniziato tutto per passione, ma la cosa che ci ha spinto di più è per valorizzare Acciano e per dare un senso a questo luogo meraviglioso. Cosa avete in fattoria? Abbiamo cavalli, asini, maialini, capre, api, diverse specie avicole, quindi galline, anatre, oche, piccioni e conigli. E fate anche laboratori? Laboratori di smielatura e caseificazione. Qual è il vostro sogno? Il nostro sogno sarebbe farlo per lavoro e trovarci veramente una scelta di vita. Una scelta di vita, sì. Perché adesso è un secondo lavoro, per tutti e due. Poi è una scelta importante di questi tempi perché sottrae spazio all'abbandono della montagna. Certo, qui comunque aziende agricole presenti sul territorio, oltre a dare un valore aggiunto, diciamo, a tutto quello che è l'intorno, c'è una gestione del territorio che altrimenti andrebbe all'abbandono. Quali sono le difficoltà? Le difficoltà, ecco, una delle difficoltà maggiori è una, magari una gestione, non dico sbagliata, però magari da rivedere, ecco, da parte degli enti. Su cosa? Su quali aspetti? L'aspetto sulla produttività, diciamo, che ha questo territorio, perché comunque essendo una zona montana gli svantaggi ne ha molti a livello orografico, quindi sulla fauna selvatica, una gestione magari più accurata sulla fauna selvatica. Ecco. In particolare cosa accade? Negli ultimi anni c'è stato un incremento, diciamo, esponenziale, ecco, della presenza di animali quali cinghiali e cervi che distruggono tutti i raccolti ogni anno. Quindi ci vorrebbe un controllo maggiore su queste? Un controllo e una gestione, soprattutto più che un controllo. Certo. Diciamo,